Buongiorno, buonasera. Eccoci alla terza puntata della nostra rubrica astrologica. Vi ricordo che questa rubrica astrologica sta seguendo una linea precisa che ci porta a comprendere come uscire dal periodo, tra virgolette, buio, che stiamo attraversando e portarci verso il periodo di ricostruzione del 2026-2027. Quindi pian pianino insieme andiamo a prendere pezzettino per pezzettino, vederlo e ad allinearci a queste energie. Stiamo adesso vedendo un momento particolare, ovvero due eclissi. La prima si attiva il 25 ottobre, è un'eclissi di Sole e Luna nuova in Scorpione, e poi abbiamo un'eclissi di Luna in Toro l'8 novembre. Quindi, queste due eclissi che in mezzo hanno la porta di Samhain, ovvero la parte dei ricordi, quella porta di assottigliamento del velo che ci porta a ritornare in contatto con le memorie dei trapassati, nonché del nostro passato. Quindi 31 ottobre, 25 ottobre abbiamo la prima eclissi, 31 ottobre. Velo di Samhain, quindi il velo di Maya che si assottiglia, e l'8 novembre l'eclissi di Luna in Toro. Dentro questa energia particolarmente potente abbiamo un momento che è estremamente forte. Allora, io ho scritto degli articoli, in questi articoli scrivo altri aspetti di questo transito. Qui in questo video vorrei sottolineare soprattutto l'aspetto che tocca la parte di sessualità, cioè quindi che va a toccare quella che è quella nostra propensione ad una sessualità in qualche modo distorta, che ci porta a vedere la sessualità come un'azione di potere. Dove tu sei mia, tu sei mio e io ho bisogno ossessivamente di quell'atto sessuale per ricordarmi che tu sei mio o che io sono tua. Queste sono memorie ancestrali che noi ci stiamo portando dietro, che però non sono più assolutamente allineate a quelle che sono le energie del nuovo mondo. Quindi, queste due eclissi con dentro la porta di Samhain ci portano ad andare a rivedere dove si sono formate, non solo nella nostra vita, ma attenzione, nell'albero genealogico, perché, come dicevo, in mezzo c'è questo portale. Quindi è chiaro che questa è una storia che ci corrisponde, ma non ci corrisponde e basta. Noi siamo comunque foglie di un albero, noi siamo comunque parte di un albero genealogico che rappresentiamo, che noi ci spostiamo o meno, che noi andiamo o meno d'accordo con i nostri parenti, che li vediamo, che li frequentiamo, non importa, siamo comunque parte della storia del nostro albero genealogico e queste due eclissi in qualche modo ci mettono in contatto con questa energia, ma in particolar modo con tutti quegli aspetti sessuali non detti, non manifestati, non raccontati. Tutte quelle cose che in qualche modo sono state oscurate, tutti quei passaggi che sono stati fatti, ma che non sono stati poi in qualche modo chiusi, quei passaggi che, quegli abusi, parliamoci chiaro, dai, andiamo sul pratico, quegli abusi che sono stati compiuti dentro le mura domestiche e che in qualche modo non sono mai stati liberati. Abusi che hanno creato fratture, abusi che hanno creato distorsioni. Tante persone credono di avere delle ossessioni sessuali o delle stranezze sessuali basate su perché sono cattivi, ma non è che siete cattivi, state portando avanti qualcosa delle distorsioni che fanno parte del vostro albero genealogico e della quale ci si può liberare, però bisogna lavorarci. La parte sessuale purtroppo è una delle più complicate da lavorare, è strettamente, cioè è proprio parallela a quella che è la parte della dipendenza. Non è la stessa cosa della dipendenza, ma se devo farvi fare un parallelo, vi dico è simile
allo stesso grado di difficoltà di andare a lavorare una dipendenza. In qualche modo l'aspetto sessuale genera anche dipendenza. Quindi in realtà la matrice è sempre quella, quindi un qualcosa della quale non posso fare a meno, della quale mi vergogno, che cerco in qualche modo di mascherare, che cerco in tutti i modi di non far trapelare, allo stesso tempo non riesco a liberarmene. Quindi questo aspetto è un aspetto che è complesso. È complesso e infatti noi abbiamo deciso di lavorarlo. Abbiamo deciso di lavorarlo con un'attivazione, però, perché fare una pulizia in eclissi è complicato. Quindi preferisco lavorare sull'attivare delle vostre attitudini interne piuttosto che su andare a scoperchiare delle situazioni che poi potrebbero essere difficili da gestire. Quindi il 25 di ottobre faremo un'attivazione, andremo ad attivare delle nostre facoltà interne per poter effettivamente rispondere, un po' come quando avete presente gli spruzzini agli animali perché si tolgono le zecche, le pulci, è la stessa cosa, no? Attivate qualcosa, di solito se usate l'olio di neem piuttosto che cose del genere, no? E mettete un'essenza che va in qualche modo a stimolare una vibrazione e questa vibrazione allontana quella cosa che toglie. È un po' la stessa cosa. Quello che andremo a fare, andiamo quindi ad attivare delle situazioni che, chiaro che se nello specifico ci sono dinamiche, problematiche particolari, abbiamo le consulenti, eventualmente potete sempre chiedere, ma se è un atteggiamento che tendete ad avere, della quale non riuscite a liberarvi, possiamo attivare altri aspetti di noi che aiutano a bilanciare, perché bilanciando, se qui siamo completamente scoperti, allora questo prende il sopravvento e ha sempre ragione. Se invece qui alzo la mia energia, questa si abbassa un pochino. Ecco, il lavoro che andiamo a fare fondamentalmente è questo. Quindi tenete conto che al di là appunto del nostro lavoro, fate attenzione a questi transiti, sono particolari. Dove possiamo vederli questi transiti? Li possiamo vedere nelle nostre relazioni, sia nelle nostre relazioni intime, chiaramente nelle relazioni intime, qui è abbastanza semplice da vedere, ma possiamo anche vederle nelle relazioni con la persona che noi in qualche modo temiamo di perdere. La dinamica è la stessa, ok? C'è una dinamica ossessiva che è fondamentalmente la stessa e che ha a che fare con il nostro albero genealogico, attenzione. Quindi, se noi temiamo di perdere nostro figlio piuttosto che la nostra amica, piuttosto che in realtà dietro c'è una dinamica sessuale di questo tipo, direte cosa c'entra? C'entra. Insegnavano i vari Freud e Jung senza andare a cercare, ma insomma, dal punto di vista energetico in realtà è una cosa che è abbastanza risaputo. Le dinamiche sessuali tengono legati in maniera manipolatoria le persone a tutte quelle dinamiche che ci portano ad avere paura di perdere il possesso, perché l'amore non ha paura di niente. Quindi nel momento in cui temo di perdere qualcuno è perché ho una dinamica di possesso e il possesso è legato alla sessualità, appunto. Ok, energeticamente parlando. Quindi dentro questa eclissi c'è questo lavoro. Noi il 30 di ottobre, ma ve ne parlerò meglio, andremo proprio a lavorare, andremo a celebrare, sempre per lo stesso principio, andremo a celebrare la festa dei ricordi. Ma vi faccio un video specifico che vedrete la settimana prossima. Vi racconto della festa dei ricordi che facciamo il 30 di settembre. Il 30 di ottobre, scusatemi, il 30 di ottobre a Bologna, Casalecchio di Reno nello specifico, ma servito benissimo dai mezzi pubblici o comunque dall'autostrada. Quindi entrate su eventi e troverete il link per questo nostro momento in presenza, per cui questa volta ci vediamo in presenza a celebrare questo momento. Vi aspetto.